Ben ritrovati amici di QSVS anche qui sul canale YouTube per raccontarvi tutti i segreti e tutti i retroscena della telenovela che sta animando il calciomercato in questo mese di gennaio, ovvero il futuro di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo, lo sappiamo, fa gola alla Juve ma ha tante offerte. Allora bisogna mettere un pochino d'ordine in questa vicenda, una vicenda che parte da lontano, precisamente a fine settembre, quando per la prima volta il direttore sportivo della Juventus Federico Cherubini avvia i contatti con Darko Ristić. Per chi non lo sapesse, Darko Ristić è lo storico agente di Dusan Vlahovic, segue Vlahovic da quando era ragazzino, è un suo amico, è un suo confidente, oltre che essere il suo manager. In tanti negli anni hanno provato a strappare la procura di Vlahovic, che ha sempre respinto tutti i vari procuratori che l'hanno corteggiato al mittente. Mi fido di Darko, Darko è il mio uomo di fiducia e quindi sarà lui a curare i miei interessi professionali. La Juve avvia i contatti, c'è un primo blitz in Italia e c'è un primo contatto importante a fine settembre tra Cherubini e Ristić, nel quale la Juve esce allo scoperto. Cosa fa Vlahovic in estate? Non rinnova, perché in estate Vlahovic aveva già detto no a una ricca proposta della Fiorentina, 4 milioni e mezzo all'anno più bonus per 5 anni per rinnovare il contratto e restare in maglia viola. Perché aveva detto di no Vlahovic? Perché non ritiene il progetto della Fiorentina così crescente per il suo futuro, ma soprattutto perché c'erano stati degli screzi in passato e qui bisogna fare un altro passo indietro. 2 anni fa, mercato estivo, la Fiorentina riceve un'offerta da 18 milioni dell'Ipsia, dice di no, Vlahovic è incedibile, ci puntiamo. All'epoca Vlahovic non giocava ancora titolare, aveva fatto qualche golletto, giocava e non giocava. Vlahovic si aspetta, dopo questo segnale forte da parte della società, un riconoscimento economico, il rinnovo del contratto. Vlahovic guadagna ancora 800.000 euro a stagione, con i bonus arriva a 1,2 milioni. È il contratto che aveva siglato ormai 3 anni fa. Si aspettava un rinnovo, non chiedeva cifra astronomica, avrebbe firmato 1,5 milioni, 1,6 milioni, 1,8 milioni. La Fiorentina però questo rinnovo non glielo concede e da qui arriviamo ai giorni nostri. Vlahovic esplode, l'anno scorso fa 20 gol, girone di ritorno clamoroso, tutto il mondo inizia a scoprire Vlahovic, il contratto scade 2 anni dopo, Vlahovic non rinnova. A quel punto si inserisce la Juve, blitz di Cherubini e della dirigenza bianconera a Belgrado, dopo Serbia-Azerbaigian del 12 ottobre, gara valida per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. C'è un incontro anche con la famiglia di Vlahovic. La Juve mette sul piatto un'offerta importante, molto importante, che solletica l'attaccante serbo. 5 anni di contratto a 6 milioni netti più 1 di bonus, contratto a salire negli anni, 6 milioni il primo anno, 6,5 il secondo anno, 7 milioni il terzo e il quarto anno, sino ad arrivare a 7 milioni e mezzo più bonus nel quinto anno di contratto. Un investimento significativo, importante, a testimonianza di come la Juve voglia prendere Vlahovic. Vlahovic si promette alla Juve, ecco perché nelle ultime settimane ha declinato, ha respinto al mittente le proposte arrivate dall'Inghilterra, i sondaggi del Tottenham, la proposta del Newcastle, che tra l'altro è ultimo in classifica in questo momento, è vero, piffa tantissimi soldi, ma prima si deve salvare, quindi non alletta il giocatore, ma soprattutto l'offerta dell'Arsenal. L'Arsenal che a dicembre si fa avanti con la Fiorentina sul piatto 60 milioni cash per prendere Vlahovic subito nel mercato invernale. Non bastano. La Fiorentina apre ma poi chiude la porta. Nel frattempo prende i Kone e Piontek, ma l'Arsenal ci riprova. Siamo ai giorni praticamente d'oggi, siamo a metà gennaio, quando l'Arsenal mette sul piatto 60 milioni più 10 di bonus più uno sconto sul riscatto di Torreira. La Fiorentina riscatterà Lucas Torreira, il regista uruguaiano che sta facendo benissimo a fine stagione, pagandolo 15 milioni. L'Arsenal è disposto a fare uno sconto, lo riscattate a 10, 5 milioni di sconto per ulteriormente facilitare l'operazione Dusan Vlahovic, totale 75 milioni, una proposta di fatto irrinunciabile per la Fiorentina, che sa che Vlahovic non rinnova, sa che Vlahovic in estate, a meno di un anno dalla scadenza, difficilmente potrà permettere al club viola di incassare gli attuali soldi proposti dall'Arsenal, anzi la Fiorentina probabilmente lo venderà e rischierà di perdere 50 milioni, ecco perché la Fiorentina dice sì all'Arsenal. L'Arsenal offre un quinquennale da 8 milioni a stagione più 2 di bonus a Vlahovic, che però rifiuta. La gente spara altissimo, chiede commissioni da 15-18 milioni, non perché li voglia realmente, visto che comunque sta trattando con la Juve a livello di commissioni a cifre decisamente più basse, ma perché l'Arsenal non viene ritenuta la destinazione gradita. Andiamo dove vogliamo noi, decidiamo noi la destinazione. E questo è il messaggio che filtra, è il messaggio che manda su tutte le furie Commisso e Barone, che iniziano la campagna denigratoria mediatica delle ultime settimane sparando a zero, senza però rammentare che se sono in questa situazione c'è un grande errore da parte della stessa Fiorentina.
L'anno scorso la Fiorentina ha perso a prezzo di saldo Pezzella, era il capitano, valeva 15 milioni 2 anni fa, è andato via 4 milioni al Betis. Sta svendendo Vlahovic, rischia di doverlo svendere, è in difficoltà per l'attaccante serbo, ma gli stessi problemi li avrà tra qualche mese per Milenkovic, scadenza 2023, c'è una clausola rescissoria da 15 milioni, vedremo se qualcuno la pagherà, e soprattutto Drogovski, da titolare a riserva, si aspettava il rinnovo non arriva, attenzione anche al suo futuro perché anche lui potrebbe essere un problema. Insomma, evidentemente nella politica dei rinnovi in casa fiorentina qualcosa è stato sbagliato. E qui arriviamo alla Juve, forte dell'accordo di metà ottobre, la Juve fiuta il colpo, ci proverà a gennaio, difficile, perché comunque Vlahovic nella sua testa ha sempre pensato: faccio 30 gol, lascio la Fiorentina in Europa, 30 più 20 dell'anno scorso, 50 gol in 2 anni e vado via. Questa è la sua idea, ed è più facile anche per la Juve prendere Vlahovic in estate, nel momento in cui il prezzo calerà e nel momento in cui la Juve si auspica di essere in Champions League, quindi gli introiti della Champions, il riscatto che non ci sarà di Morata, per il quale però erano stati stanziati a livello di bilancio 75 milioni, eventualmente il risparmio anche magari dal mancato rinnovo o meno, quello lo capiremo nelle prossime settimane, di Dybala. Comunque la Juve avrà una maggiore forza, potere economico e capacità d'acquisto per regalarsi Vlahovic. Ecco perché Vlahovic Juve è una pista caldissima per l'estate. A gennaio verrà fatto un tentativo, ma resta difficile. Perché è difficile? Perché la Fiorentina oggi vuole solo soldi, vuole 70 milioni cash, non bastano i 35 più eventualmente Dejan Kulusevski che potrebbe mettere sul piatto la Juve. Perché non bastano? Perché oggi Kulusevski non è più una priorità della Fiorentina. Piaceva molto a Vincenzo Italiano, poteva essere una pista da seguire a novembre, quando il suo agente Alessandro Lucci effettivamente aveva incontrato la dirigenza della Fiorentina. Meno adesso, perché parliamoci chiaro, in questo momento Kulusevski non serve alla Fiorentina, c'è il giovane Sottil che sta facendo bene, c'è Nico Gonzalez, hanno acquistato i Koné, c'è iperabbondanza sugli esterni. La Fiorentina eventualmente serve un erede di Vlahovic, serve un centravanti, ci stanno ragionando, anche qui meglio prenderlo in estate che adesso, anche se adesso ovviamente la Fiorentina potrebbe incassare più soldi dall'addio del suo numero 9. La Juve resta sorniona, farà un tentativo, ovviamente in questo momento non ha la capacità d'acquisto per garantirsi Vlahovic, ma lavora ai fianchi della Fiorentina, vuole mettere pressione, vuole cercare comunque di far capire che Vlahovic la sua strada l'ha scelta, la sua strada porta alla Torino bianconera. Vlahovic è poco attirato dalla possibilità di andare in Premier League, dove tra l'altro ha ricevuto proposte da club molto ricchi ma che non lo solleticano. Non era particolarmente convinto dell'Atletico Madrid che aveva cercato l'estate scorsa, non è convinto dal Borussia Dortmund, ecco perché la Juve oggi è calda e si sente in pole. È chiaro, arrivasse il Paris Saint-Germain di turno, arrivasse il Chelsea, campione d'Europa in carica, arrivasse il Manchester City, arrivasse il Bayern Monaco, potrebbero scompaginare, di fatto rivoluzionare quello che è il progetto bianconero, altrimenti la strada è abbastanza tracciata. Porta Vlahovic verso la Juve ci crede, l'ha prenotato per l'estate, sarebbe il grande numero 9 per aprire un nuovo ciclo. A gennaio bisognerà fare di necessità virtù, magari prendere un prestito, Maxi Gomez del Valencia o Martial, difficile prenderlo subito, un tentativo verrà fatto, perché comunque l'occasione va sempre colta, ma la Fiorentina non può permettersi di vendere Vlahovic a una rivale come la Juve a stagione in corso, di fatto rafforzando la Juve e indebolendosi, probabilmente dicendo anche addio alle possibilità di andare in Europa. Ecco perché alla fine il matrimonio in estate conviene a tutti. Alla prossima!